molto importante, ma io sono obbligato a dire che la parte più difficile della memoria legata a Thabo dovrà ancora venire e non sarà facile ricostruirla, perché noi abbiamo a che fare con un uomo che ha speso la vita in una dimensione popolare, essendo un intellettuale raffinatissimo. Questa è la parte difficile del lavoro che ci aspetta. Allora, la molteplicità degli interessi e dei contributi di Thabo su tanti diversi versanti è tale per cui la ricerca su di lui non potrà rischiare di essere, come dire, indefinita e di non andare a fondo. Basterebbe parlare dell'area degli studi dolciniani o ereticali, e dimentico qui, perché non è la mia materia, tutte le altre aree, quindi le minoranze, le lingue, i diritti, la musica, eccetera, eccetera. Limitandomi a questo, io devo dire che Gustavo è stato, attraverso lo studio, la fatica, l'impegno di un raffinatissimo intellettuale e ricercatore, colui che ha rivoluzionato gli studi dolciniani in Italia, andando ben al di là delle stesse acquisizioni che la cultura anticlericale, la storiografia anticlericale aveva realizzato nei decenni e nei secoli passati per contrapporsi a tutta la mistificazione della cultura di tipo inquisitoriale. Cioè, non possiamo immaginare una memoria di Gustavo che sia priva di un lavoro di ricerca che chiama soprattutto i giovani ad analizzare i suoi contributi scientifici. Noi stiamo parlando di uno scienziato della storia e la sua dimensione popolare non può offuscare questo dato. Qui è l'aspetto più difficile del compito che attende coloro che vorranno studiare Gustavo Burali. Ma io credo che la memoria di Gustavo non si fermerà e non si esaurirà nelle cerimonie, bensì vivrà negli anni e nei decenni prossimi proprio nella ricerca di coloro che si applicheranno in questa maniera a definire il suo contributo culturale sul piano della storia, del recupero di quella che possiamo chiamare la viva cultura di tutte le minoranze. Concludo dicendo che Thabo ha insegnato tante cose, tante, magari anche diverse a seconda delle posizioni e delle opinioni di ciascuno, però ha insegnato, secondo me, una cosa fondamentale: in democrazia le minoranze pesano molto più di quello che conta. Il valore delle minoranze è enormemente superiore al peso numerico, quantitativo, specifico che hanno. E questa è una luce di studio che deve, diciamo, accompagnare tutti coloro che vorranno affrontare il tema del recupero di questa grande figura di intellettuale. Grazie.